Quando ero bambino, il mio babbo portava a casa tutte le settimane la settimana enigmistica. Lui faceva i cruciverba, quelli nelle ultime pagine, no? quelli difficili. La mia mamma invece faceva quelli di mezzo, quelli un po' più facili, però lei li faceva guardando la televisione, perché era multitasking, come sono quasi tutte le mamme. I miei fratelli facevano altri giochi, no? I rebus, gli enigmi polizieschi, scopri le differenze. Io chiedevo che mi lasciassero fare questo qui, quello dei puntini. Quello aspettava me, loro potevano fare tutto tranne quello. Era una sicurezza, io ogni settimana facevo la mia figura, poteva uscire, so, ecco, una giraffa e delle varie figure. Io mi ricordo una volta un surfista sulle onde, un'altra volta venne fuori una coppia che ballava il tango. E intanto la vita scorreva, passavano le settimane, passavano gli anni. Io ero un bambino a Roma, erano gli anni 70, li chiamarono poi gli anni di piombo. Ma io univo i puntini e a me appariva un razzo stratosferico lanciato verso gli anni 80. E gli anni 80 erano anni allegri, perché l'Italia vinse la Coppa del Mondo in Spagna, poi cominciò ad arrivare un sacco di musica. Io mi innamorai proprio della musica, venni a Milano a lavorare alla televisione, alla radio, al Radio DJ, e poi feci il mio primo disco, cadde il muro di Berlino, la vita scorreva, intanto io avevo smesso di unire puntini dall'1 al 67, ma avevo inventato una mia regola, che non era una regola, partivo da un numero a caso, non so, il 33, poi andavo al 7, al 21 e vedevo che cosa riuscivo a tirar fuori. Poi venivano fuori dei fiori, no? Qualcosa di semplice. Cominciai ad accettare il fatto che per comporre delle figure sensate qualche puntino dovesse rimanere fuori dal disegno. Peccato, pensavo. Guardavo questi puntini da soli e guarda il 49, dicevo peccato. E intanto però la vita andava avanti. E gli anni passavano, arrivarono gli anni 90 e inventarono internet. Io ero pazzo di internet e un giorno su internet proprio ho sentito un discorso di Steve Jobs a degli studenti dell'università. Diceva: volete un consiglio da me? Unite i puntini, connect the dots. Ma pensa te, Steve, dissi, proprio il gioco che piaceva fare a me quando ero bambino. Quindi mi sentii in qualche modo, ero contento di questa coincidenza e riflettevo sul fatto che le generazioni precedenti alla nostra in realtà avevano più facilità a unire puntini, perché ognuno più o meno sapeva cosa doveva fare nella vita. I puntini erano allineati in delle strade di lampioni dritte, al massimo con qualche curva. Ora non più. Ora noi abbiamo a che fare con costellazioni infinite di innumerevoli puntini e non c'è nessuno che ci dica dove sta l'uno, dove sta il due, dove sta il tre, dove sta il 67. Dobbiamo cavarcela da soli. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché in una sera come questa io smetto di voler unire i puntini e guardo la costellazione così com'è e guardo tutte le figure possibili. Potrebbe essere una donna nuda, una sirena, un granchio, un cavallo, una moto da cross, un'annunciazione, un passeggino, un giradischi. Le figure sono infinite e possibili. Ebbene, quando noi abbiamo a disposizione una costellazione come questa, a volte può anche bastare restare lì a guardarla, semplicemente, così com'è. Una notte piena di stelle, a Milano. Ogni stella una vita che non rimarrà fuori da nessun disegno, perché non c'è nessun disegno, ma ci sono tutti i disegni possibili. E se unendo i puntini viene fuori un disegno che non vi piace, che non va bene, non vi preoccupate, perché le stelle rimarranno lì per sempre. E possiamo anche cambiare idea, cominciare un disegno nuovo. Lo possiamo fare ogni giorno, lo possiamo fare ogni notte, lo possiamo fare sempre. Possiamo cominciare anche adesso.